a tutti amici e benvenuti ancora una volta in casa di Dario. Allora, oggi facciamo un secondo piatto, veloce, un piatto gustoso che piace anche ai bambini. Facciamo della carne alla pizzaiola. Allora, per questa ricetta ho qui circa 500 grammi di fettine di manzo già tagliate fine, alcune un po' più alte che adesso le battiamo un pochino, un 150 grammi di patatine surgelate, un cucchiaio di origano, saranno 4-5 grammi, 3 spicchi d'aglio, del peperoncino, un paio di cucchiai da cucina, 2-3 cucchiai di prezzemolo, saranno anche questi un 15 grammi, 400 grammi di passata di pomodoro, sale, pepe e olio naturalmente. Allora, procediamo immediatamente, accendiamoci il fuoco, mettiamo un paio di cucchiai di olio qui in padella. Questa padellina ce la usiamo adesso per fare le patate, intanto la mettiamo qua. Facciamo scaldare l'olio e prepariamo qui le teste d'aglio, che io le schiaccio. E intanto le mettiamo qui a far appassire con l'olio. Ah, nonché mettiamo anche il peperoncino. Un minutino che si rosoli l'aglio e dopo andiamo avanti. Allora, vediamo un po', ci dovremmo essere. Abbiamo lasciato un paio di minuti. Vediamo un po'. Sì, direi che ci siamo. Allora, a questo punto aggiungo direttamente la polpa qui, il pomodoro. Copro subito, così che non schizzi. Ok, possiamo dare una girata. Aggiungiamo subito l'origano. Il prezzemolo. Copriamo ancora con il nostro magic cooker e facciamo cuocere così per un paio di minuti. Nel frattempo vediamo qui, allora, le nostre fettine, queste sono abbastanza fini, ce le ha tagliate il macellaio con la macchina, quindi qui. Invece queste qui un pochino più alte, è il caso di batterle un pochino. Due minuti passati. Allora, scopriamo di nuovo, diamo una girata al tutto e naturalmente mettiamo le fettine qui dentro. Vediamo di bagnarle col sughettino. Mettiamo un pochino di pepe se volete. Poi saliamo dopo. Adesso ricopriamo e lasciamo cuocere per 5 minuti. Nel frattempo possiamo mettere un pochino d'olio qui nel padellino. Mettiamo direttamente le patatine dentro, le bagniamo per bene, accendiamoci il fuoco, copriamo con magic cooker, fuoco basso, così intanto si cuociono anche le patate. Aspettiamo che il tempo passi. Primi 5 minuti terminati a basso. Vediamo cosa sta succedendo. Benissimo, adesso le giriamo. Facciamo sì che siano sempre bagnate. Saliamo un pochino. Ok,
copriamo così e lasciamo cuocere ancora per ulteriori 5 minuti. Intanto controlliamo le patatine. Stanno cominciando a cuocere. Copriamo e lasciamo continuare la cottura. Allora, manca un minuto circa. Vediamo un attimo qui che succede. Abbassiamo tutta la fiamma. Assaggiamo il sale. Se occorre lo aggiustiamo un pochino. Ricopriamo e lasciamo finire qui. Controlliamo le patatine, sono quasi fatte. Copriamo e facciamo finire il tempo anche alle patatine. Ecco, il tempo è scaduto proprio adesso. Allora, direi di fare una cosa. La nostra carne possiamo toglierla. La lasciamo qui un minutino a riposare come al solito. Penso che possiamo spegnere anche le patatine e adesso le traslochiamo da un'altra parte. Ok, il minutino è passato. Ecco qui la nostra carne alla pizzaiola. Adesso prendiamo le nostre fette e ci prepariamo il piatto. Mettiamo sopra il sughetto naturalmente. Mettiamo qui vicino qualche patatina. Bella croccante. Ed eccoci pronti con la nostra carne alla pizzaiola con delle patatine di contorno, un secondo completo. Grazie a tutti per avermi seguito, ci vediamo alla prossima ricetta. Non mancate, ciao!